l'incontro in cui ho conosciuto la signora Francesca Morvillo, che fu proprio il Natale dell'82, 25 dicembre 82, eravamo di mattina, mentre stava per sedersi in macchina, il dottore Falcone mi presentò alla signora testualmente con questa parola: Francesca, ti presento il signor Paparculi e dei nostri. E io ero l'uomo più felice del mondo. Lo guardava con tanta tenerezza, lo amava veramente. Francesca Morvillo, ci tengo che venga ricordata non perché è la moglie di Giovanni Falcone e non perché è morta purtroppo insieme a lui, ma la Francesca Morvillo mi ha aiutato dalla grande sensibilità e dalla grande preparazione. Tra l'altro ha collaborato con noi nella preparazione del mandato di cattura Buscetta, che ha lavorato con noi aiutandoci a dare una mano per vederci chiaro in quelle mille processi che avevamo. Ricordo anche che la signora Francesca ha aiutato anche questi magistrati del pool pure in fase di lavoro per la stesura del maxi processo o l'ordinanza. Fu con noi nella stanza di Giovanni, insieme a Paolo, a Giuseppe Di Lello, a me. La signora amava scrivere semplicemente con una matita e non caricava mai, non calcava, era così delicata anche di aspetto, esteriormente era così delicata e lo stesso avveniva anche lei quando scriveva, cioè non calcava mai la mano. Lei veniva proprio in questa stanza, mentre parlavamo, con quella sua leggerezza, con la sua allegria, indimenticabile. Parlava piano. Una donna meravigliosa. Era bella anche da guardare, come parlava anche con suo marito. Lui a volte aveva degli scatti un po' più particolari, lo addolciva, gli stringeva la mano quando doveva farlo calmare. Era forse l'unica donna che poteva stare accanto al dottore Falcone, che per un carattere forte ci voleva un carattere dolce. E quando il dottore Falcone, per esempio, era invitato come relatore nei convegni, il relatore deve presentare una relazione scritta, si avvaleva dell'aiuto della signora Francesca. L'ultimo lavoro che fece proprio con la signora fu una relazione in un convegno che si tenne a Catania, il ruolo della magistratura, e per questa relazione io penso, magari avevano preso spunto da un libro, Il magistrato, un mestiere difficile, perché c'è attinenza tra questi due argomenti. Giovanni, amore mio, sei la cosa più bella della mia vita. Sarai sempre dentro di me, così come io spero di rimanere viva nel tuo cuore. Gli ultimi 2 o 3 giorni che il dottore Falcone doveva lasciare questo ufficio, lo aiutai io a preparare gli oggetti da portare via. Io, per esempio, gli passavo l'oggetto e gli dicevo: questo che fa? Questo me lo porto, quest'altro se lo prenda lei. In questa occasione, in uno scatolo, lui ci misi quel libro dove la signora Francesca gli lasciò quel biglietto d'amore che io trovai dopo 3 anni dalla morte del dottore Falcone. Apro questo scatolo, c'erano le papere, lo scatolo dei sigari e prendo questo libro, faccio così con la mano e vola questo boia, proprio è volato via. Lo prendo a volo, lo leggo e mi sono messo a piangere. Se l'avessi trovato prima, quando il dottore Falcone era in vita, gliel'avrei fatto avere. Purtroppo fu ucciso, l'ho custodito per tanti anni come una reliquia. Ho parlato con la sorella del dottore Falcone e ho detto: mi deve fare un favore, io lo metto nella nuova tomba così almeno virtualmente sono di nuovo assieme, perché io penso che questa signora, questa donna, quando si era sposato nell'86, sapeva che sarebbe morta assieme a suo marito.